Queste scarpe bianche sono le Mizuno Wave. Neo Wind rappresentano la scelta ecologica della casa giapponese e di sostenibilità che dimostra la vocazione tecnologica ma al tempo stesso è il pensiero per l'ambiente, cosa che abbiamo già raccontato nell'unboxing di qualche giorno fa, ma per capire di cosa stiamo parlando, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 255 grammi, anche se da quello che ho testato le mie bilance parlano di 260 grammi, 39 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede. Utilizza questa scarpa un'intersuola Energy che di fatto, secondo me, è molto veloce. Andrea, cosa ne pensi di queste Mizuno Neo Wind, delle quali abbiamo fatto un unboxing qualche settimana fa? Ma innanzitutto che le sporcate non so dove, non so come, la tua maglia intonsa, la suola faccio fatica a toccarla, però no, dai, bella scarpa, scarpa veloce, scarpa morbida, che in casa Mizuno non è così scontato. Non era così scontato, perché dai, con l'arrivo di queste e le stesse rider, secondo me, hanno invertito un po' la rotta. Assolutamente veloce, come intersuola, secondo me è molto veloce, cioè molto reattiva, molto, molto responsive. Mi è piaciuta, ti ripeto, mi è piaciuta perché comunque è morbida, non troppo secca. Sono curioso di sapere cosa dicono i puristi di Mizuno, perché comunque secondo me hanno fatto un passo in avanti con questa mescola. A livello di tomaia, queste Wind utilizzano un knit molto elastico che consente un comfort davvero unico. Nella parte posteriore del tallone esiste un cuscino avvolgente, soprattutto nella parte interna. La conchiglia è relativamente dura e che questa cosa vi permette, nonostante l'altezza dal suolo molto importante, di avere una stabilità perfetta anche grazie al Wave che gestisce al meglio la stabilità della scarpa stessa. Secondo me vanno bene anche un po' per i lievi pronatori, perché comunque c'è la piastra Wave che dà stabilità, quindi secondo me va bene anche per i lievi pronatori. Suggeriresti di mettere un plantare personalizzato, visto che questa soletta si toglie molto facilmente, tra l'altro soletta molto premium? Bah, non lo so, sai, cioè sì, si può cambiare, ma è una scarpa relativamente bassa, relativamente stabile, quindi non so, cioè, se ce l'hai lo usi, perché è comunque una scarpa neutra, però boh, lo so, ha una sua stabilità, secondo me è superfluo. Vedi l'assurdo, hai fatto tutta la scarpa, cioè guarda qua, è proprio una calza e poi il tallone invece conchiglia, dura, non si flette, e sì, c'è dentro un po' di morbido, ripeto, mi sarebbe piaciuto avere il tutto un pochino più solido. Nell'avampiede abbiamo notato uno spazio relativamente importante, nei cambi di direzione potreste notare che il piede potrebbe fondamentalmente scappare, e la qualcosa non è piaciuta ad Andrea. Ma non direi estrema, direi proprio una concezione diversa, è quel knit, tutta knit praticamente. Devo dire che, vabbè, questo è un po' di parte che non mi fa impazzire in generale, non credo di non aver ancora trovato una scarpa che mi piaccia con una concezione di tomaia così. Questa è davvero tanto morbida, mancano i punti di, non lo so, che la tengano un pochino più rigida, e quindi la sento soprattutto quando devi spingere tanto che il piede un po' scappa, quando fai delle curve strette, forti, un po' scappa. Ho amato molto il fatto che l'allacciatura di questa scarpa, grazie anche ai lacci piatti, sicuramente premium, e alla linguetta che è un tutt'uno con la tomaia stessa, non si slacceranno queste scarpe in nessuna condizione. Ovviamente dovreste verificare la parte superiore, perché chiaramente stringere una scarpa di questo tipo con il knit è abbastanza difficile. Le Wave Rider 26 hanno un'allacciatura e un bloccaggio del piede sicuramente superiore. A livello di intersuola, utilizza questa scarpa un'intersuola Energy che secondo me è ancora più morbida rispetto ai modelli precedenti. Le aficionados di Mizuno potrebbero risentirne, però secondo me la tradizione Mizuno è confermata anche grazie al fatto che questa scarpa con la piastra in Wave vi farà correre davvero velocemente e i lenti si trasformeranno in lenti svelti.
Allora, sono adatte secondo me per atleti leggeri e veloci, sicuramente per fare gli allenamenti, i lavoretti, anche per fare qualche lento un po' più spinto, e sono scarpe da gara per atleti un po' più pesanti. Ma in allenamento fondamentalmente 15-16 km massimo, diciamo, vabbè, forse anche un po' di più. È una scarpa da allenamento, quindi da allenamento nel senso da lavori, te l'ho detto, medi, variazioni, ma anche ripetute lunghe. È ovvio che sto pensando a fare anche 3.000, non è che ne fai più di 15-16 km, quindi è per quello che ho detto 15-16. In gara secondo me per degli atleti non velocissimi, quindi dai 4.30 ai 5-5.10, secondo me sono top su mezza maratona di 10 km. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Scusami, sai dove sono adatte queste scarpe qua? Nelle gare quelle misto strada sterrato, pista bianca, quelle non competitive, diciamo. Secondo me è lì super proprio, scarpa meglio di questa faccio fatica, anche perché se pensi una Vapor quando vai sulla pista bianca è un disastro. Te pensa che io usavo le Rebellion per fare gli allenamenti di campestre, questa qua supera anche lei, quindi hanno una suola che è quasi da trail, direi top. Per chi dovesse appoggiare di avampiede non preoccupatevi, perché davvero questa scarpa vi consentirà di correre verso l'avanti. Per chi appoggiasse di tallone, sicuramente la scarpa stessa è davvero molto stabile e la presenza copiosa di Energy vi consentirà di correre comunque sul cuscino. Per quanto concerne il battistrada, sono rimasto davvero impressionato da due cose: innanzitutto lo spazio nell'avampiede, inoltre nei cambi di direzione. Questa scarpa è davvero fantastica, nelle nostre corse in Valle Olona non c'è stato nessun problema di trazione, questa scarpa la potreste quasi utilizzare per i trail. Secondo me è un battistrada ottimo su strada, ho visto che si è consumato poco, su pista bianca grippa un sacco e come ti ho detto prima, sulle gare così mezzo trail inteso proprio sterrato, faccio fatica a pensare qualcosa di meglio. Pure nelle corse autunnali, con la pioggia, con le foglie, abbiamo notato che la trazione è stata davvero fantastica e quindi la raccomando a tutti coloro i quali volessero correre non soltanto in strada ma anche in pista bianca oppure nelle ciclabili, dove chiaramente le foglie cadono copiose. Secondo me sia le Rider 26 che le Wind hanno superato come qualità le 25, che erano le mie scarpe preferite. Comunque nei prossimi giorni faremo delle recensioni complete e magari un confronto tra queste due, soprattutto se questo video dovesse raggiungere le 5.000 views nei prossimi 30 giorni. Qual è secondo te la durata di questa scarpa? Ma è una scarpa che secondo me dura abbastanza, 700 km, 800 secondo me li dura anche lei, perché anzi, boh, forse, dai, facciamo 700. C'è la piastra che prima o poi si spiattellerà un pochino, però in generale mi sembra che sia duratura. A livello di calzata suggerisci stesso numero o mezzo numero in meno, perché comunque questo knit, diciamo, è avvolgente? No, il mezzo numero in meno, però mi sa che già mi toccava il giusto, quindi direi stesso numero, perché il numero in meno, il mezzo numero in meno mi toccava la punta del piede, quindi no, stesso numero, al massimo si prova l'accorgimento della calza un pochino più spessa. Dal mio punto di vista questa scarpa ha delle qualità uniche che la rendono sicuramente la migliore scarpa sostenibile, ma anche al tempo stesso utilizzabile per tutte le corse all around. Chiaramente alle velocità sostenute l'unico vero problema di fondo è che il knit non consente un vero bloccaggio del piede perfetto. Con una stabilità dell'intersuola così e una tomaia un po' più classica, secondo me avrebbero fatto una scarpa che spaccava di brutto. Nei prossimi giorni faremo la recensione completa anche delle Rider 26, che correggono questo problema e che secondo me rappresentano la scelta per tutti i podisti amatori. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale se potete. Io come al solito vado a dare da mangiare al coniglio, ci vediamo alla prossima, ciao!